Andrea Scanzi è qui con noi proprio per parlarci di questa guida galattica per elettori incazzati. Ciao Andrea, bentornato, benvenuto. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, buonasera, grazie per l'invito. Ciao, sono qui con Trilli, che hai conosciuto qualche mese fa quando sei venuta a Roma. Deve prendere la scaletta, certo, per salutarti. L'Amy Winehouse de Noatri. Sì, esatto. Esattamente, sì, è vero, le somiglia molto, è vero. Sì, è vero. Felice di risentirvi. Allora, parlavamo qualche mese fa del libro di Gabber, scusami, Subbattiato. Tu sei stato un po' tutta l'estate in giro, in tournée, a parlare di musica, Subbattiato, ma anche su Gabber, che è un tuo nome tutelare. Però, il 22 luglio è occorso una cosa, cioè è caduto il governo e si sono indette le elezioni, così, di botto, anzi de botto, come dice qualcuno. D'estate, facendo saltare le vacanze a qualcuno. E il 25 settembre si voterà, quindi è venuto fuori, è uscito un tuo libro che giustamente ci dà una guida galattica per elettori incazzati. Ma sono incazzati o sono disillusi gli elettori italiani, Andrea? Entrambe le cose, ragazzi, entrambe le cose. Molti forse sono più disillusi che incazzati. La rabbia e l'incazzatura presuppone un grande amore per la politica e ancora un briciolo di speranza. La disillusione è anche peggio, perché è la consapevolezza o credere che la politica non possa più fare nulla, perché nessuno merita il nostro voto. Diciamo un mix, nel titolo mi sembrava più forte mettere quella parola lì, però sicuramente chi legge il libro si rende conto che l'elettore medio è tanto arrabbiato quanto disilluso, e questo è molto preoccupante, perché disillusione vuol dire anche non andare a votare, vuol dire mollare prima di combattere, e questo credo, come scrivo nel libro, che potrebbe ulteriormente agevolare il centrodestra. Esatto, anche perché non ci dobbiamo mai dimenticare che quello del voto è un diritto che abbiamo acquisito nel tempo, è un diritto che dobbiamo esprimere, e molto spesso, appunto, come dici tu, quando ci troviamo in momenti storici del genere, purtroppo spesso la cosa che facciamo è non andare a votare, quindi non usufruire di questo diritto. Sì, in alcuni casi è una scelta e in alcuni casi è puro menefreghismo. Chi non lo fa per menefreghismo, diciamo che non ha la mia attenzione, non me ne può fregare di meno, perché non è minimamente difendibile. Chi lo fa per una disillusione tale da non andare neanche a votare sbaglia lo stesso, diciamo che mi rivolgo anche a loro nel libro. Io non voglio fare il santarellino, ho conosciuto grandissimi personaggi che a un certo punto hanno smesso di votare. Prima citavate Giorgio Gaber. Gaber ha smesso 25 anni di votare, proprio perché è particolarmente... Beh, c'è un giornalista di cui facciamo nome e cognome, Enrico Mentana, il direttore del TG La 7, che ha dichiarato più volte di non votare da tantissimi anni, per esempio. E lui è quello delle maratone. Sì, certo, è vero, c'è Mentana. Io, che non sono minimamente paragonabile all'uno all'altro, racconto nel libro che una volta non ci sono andato a votare, era il 2008, ero reduce da, come tutti voi, insomma, che siete più giovani, ma ve lo ricorderete, lo avrete letto. Siamo coetanei, Andrea. No, diciamo che sempre più giovane, però allora ti ricordi molto bene allora come andò nel 2006, il Prodi 2, Mastella, l'indulto, certo, la divisione, e non ci andai, e molti lo fecero come me, infatti stravinse Berlusconi. Qual è il senso? Cioè, che volevo dire? Voglio dire che molto spesso l'elettore di sinistra è più esigente, è più innamorato, e quindi non ce la fa a turarsi il naso, e lo capisco, perché dopo un po' anche basta con turarsi il naso. L'elettore di centrodestra, sto semplificando ma in pochi minuti devo farlo per forza, alla fine a votare ci va, perché dice vabbè sì, però tutto sommato i miei sono meglio comunque dei comunisti della sinistra. Però, ecco, questa cosa, però a questo ti potrei obiettare una cosa, nel senso che spesso e volentieri l'elettore di destra, almeno a mia percezione, è anche più disinteressato alla politica in certi casi, a meno che non sia un militante. Quindi se deve scegliere, tu dici, tra andare a fare il weekend fuori, e ricordiamo, esatto, che quest'anno si vota solo ed esclusivamente di domenica, e siamo ancora, tra virgolette, ed è fuori per il weekend, tu dici torna lunedì mattina e poco se ne frega. Soprattutto al sud siamo ancora in estate, qui da Roma in giù è già arrivato, insomma, un po' è arrivato l'inverno, al sud è ancora estate, quindi c'è la possibilità che al sud moltissimi preferiscano il mare. È vero, ma secondo me a preferire il mare ci saranno anche elettori di sinistra o ex elettori dei 5 Stelle, e quando tu parli di disillusione, di menefreghismo, comunque di non seguire troppo la politica nell'elettore di destra, questo è un cane che si morde la coda per il centro-sinistra, perché che vuol dire? Vuol dire
che nonostante gli scandali, nonostante tutto ciò che non sembra andare nel centrodestra, nonostante un Salvini improponibile, un Berlusconi improponibile, una Meloni che passa per nuova, ma nuova non è, quell'elettore che tu hai definito, non dico menefreghista, ma poco attento, alla fine che fa? Dice, vabbè, questi sono di destra, io li voto perché comunque cambio. Non cambi niente, perché la Meloni c'era anche nel 2008. Quindi sai, il ragionamento che tu fai è vero, però alla fine porterà molta acqua al mulino. Poi possiamo anche credere che tutti i sondaggi che abbiamo visto fino a una settimana fa sono falsi, ma la fotografia a oggi è sicuramente quella di un centrodestra che sta enormemente meglio rispetto al centro-sinistra. Ecco, Andrea Scanzi, i sondaggi adesso non li possiamo né citare né leggere, fino a una settimana fa c'erano. Fino agli ultimi sondaggi la Meloni sembrava stravincente e il centro-sinistra sotto, e soprattutto all'inizio di questa campagna elettorale il partito di Conte, il Movimento 5 Stelle, stava praticamente sotto il 10. Invece parrebbe che, insomma, sta salendo, eppure tanto. Quindi Enrico Letta, che non ha fatto il campo largo, campo progressista, con il Movimento 5 Stelle ha sbagliato qualcosa? Beh, nel libro lo racconto tutto questo, perché è uno dei temi secondo me importanti di queste elezioni, cioè come si è comportato il centro-sinistra e come siamo passati dal sogno, perché per qualcuno lo era, del campo largo, campo progressista, come lo chiamava Bersani, al campo niente, cioè al Caletta, cioè Calenda e Letta, dopo un giorno ha litigato anche loro, e alla fine cosa è successo? È successo che Letta di fatto corre da solo, con tutto il rispetto che io ho per Fratoianni, per Bonelli, molto meno per Tabacci, Di Maio e della vedova, non ho mai capito come diavolo si chiama. Diciamo che il Partito Democratico non ha un grandissimo bacino d'utenza in termini di alleati, perché poco gli portano gli altri. Forse l'unico che supererà il 3% sarà Fratoianni, Bonelli, saranno loro, e qualcuno dice neanche loro. È stato un grave errore quello di Letta. Intendiamoci, non è che dall'altra parte c'è un Giuseppe Conte che è scevro da colpe, da peccati, da errori, perché comunque si sta parlando di colui che per primo e più di altri, più di Salvini, più di Berlusconi, ha fatto cadere il governo Draghi. A torto o a ragione lo decideremo in un'altra sede, però sicuramente questo non ha reso facile il compito del Partito Democratico. Però io mi domando, Letta non poteva almeno aspettare qualche giorno e cercare di capire se era o meno ricucibile lo strappo? Pierluigi Bersani gliel'ha detto in tutti i modi, da tutte le parti, insomma. Immagino che abbiano anche bisticciato i due, poi non lo so, non so niente di più, però senza alcun dubbio, infatti Bersani ci credeva, Conte poco, Letta per niente a questo campo progressista. Sai, è curioso ed è anche suicida quello che ha fatto Letta, perché, ripeto, con tutti gli errori che può aver fatto Conte, tu lo dovevi ricucire quello strappo, e non mi puoi neanche dire non posso perdonare uno che ha fatto cadere il governo Draghi, perché ha fatto gli anni, non ha mai votato niente. Ha votato 55 volte contro il governo Draghi, però è nell'alleanza col PD. Andrea, ti devo interrompere un attimo, piccola pausa, un po' di musica, e ascoltiamo il nuovo The Dream Syndicate, e poi torniamo qui insieme per parlare del tuo libro, Andrea Scanzi, Guida Galattica per elettori incazzati. Indyland, musica, arte, spettacolo, attualità oltre i soliti giri, con Trilli e Simone Mercurio. Dream Syndicate, con il loro nuovo singolo Damian, per un album che è uscito quest'estate. Tra l'altro saranno live il 14 ottobre, il 15 ottobre e il 16 ottobre, rispettivamente a Torino, a Bologna e a Milano. Siamo in collegamento qui su Radio Cusano Campus Indyland insieme a Andrea Scanzi. Andrea, ci sei? Certo che ci sono. Ecco, mi dicevano dalla regia che forse sei in auricolare, la tua voce sento un po' otturata, o sei in viva voce, se puoi in qualche modo mettere il telefono. Mi tolgo gli auricolari, va bene. Scusaci, ok. Allora, stiamo parlando di Guida Galattica per elettori incazzati, edizioni Rizzoli, Andrea Scanzi, che in qualche modo si può definire, anche se qui ci sono anche delle cose, ovviamente delle spiegazioni più lunghe, Andrea, si può definire un instant book in questo caso specifico, proprio, insomma, le elezioni sono state nel giro istantanee. Che istantaneamente ci sono state le elezioni e l'uscita del libro, poi è uscito qualche giorno fa. Senza dubbio, non la prendo come critica, ma è ovvio che è stato un buco, perché come hai detto tu e avete detto voi, il governo è caduto il 22 luglio, abbiamo deciso di andare a votare in 3-4 giorni, per uscire prima delle elezioni bisognava scriverlo in pochissimi giorni, per fortuna l'ho scritto quando era tutto chiaro, alleanze, nomi dei candidati. Senti,
Senti Andrea, ma tu da tanto tempo nei tuoi editoriali sul Fatto Quotidiano, in televisione quando vai dalla Gruber o dalla Berlinguer, hai più volte criticato il governo Draghi e l'entrata addirittura del Movimento 5 Stelle all'inizio, quando era il 2021, nel governo Draghi. Però te l'aspettavi che Conte in qualche modo staccasse la spina, tra l'altro con Salvini e Berlusconi, in questo modo a ridosso dell'estate? No, non me l'aspettavo in quel modo lì, come è stata fatta. Secondo me Conte l'ha gestita molto male. Intanto io, rispetto ad altre firme del Fatto Quotidiano, non sono mai stato particolarmente efferato con il governo Draghi, quindi a volte l'ho criticato, a volte no. Marco Travaglio per esempio è stato molto più duro. Se però la domanda è legata all'entrare o meno dei 5 Stelle nel governo Draghi, dal loro punto di vista fu una follia non tanto entrarci, ma entrarci in quel modo, perché Grillo di fatto si innamorò di Draghi, accettò qualsiasi cosa, si fece bastare un Cingolani qualsiasi ministro della transizione ecologica, e i 5 Stelle, che avevano al tempo la maggioranza a Camera e Senato, sono entrati nel governo senza contare niente. La critica era quella: i 5 Stelle si sono spolpati, si sono fatti distruggere in questo anno e mezzo nella graticola dentro il governo Draghi. Quando è caduto il governo Draghi, come hai ricordato tu 10 minuti fa, Conte e i 5 Stelle erano dati sotto il 10%, Conte doveva strappare per forza. È ovvio. Adesso gli ultimi sondaggi, prima insomma del silenzio dei suoi sondaggi, era quasi al 17-18. In sì, Sicilia, certo, ma infatti, a sud, primo partito. Sì, sì, certo, no, ci sarei arrivato. Infatti, se ha sbagliato l'uscita in quel modo lì, raccontata male, è sembrato quasi un pretesto del tipo dai basta, su bisogna andare a votare così recupero consensi. Quella percentuale che sembra essere salita così tanto, cioè dal 9-10 al 16-17, qualcuno addirittura sogna il 20 dei 5 Stelle, è legata secondo me alla forza che sta avendo Conte in campagna elettorale, e anche a un altro aspetto, perché non deve girarci intorno. Conte, tutto sommato, gli è andata bene a rompere con Letta, perché il campo progressista aveva un senso anche per Conte durante il Conte 2, quando c'era Zingaretti, quando c'era Conte, quando c'era Bezzani, quando il governo sembrava andare bene. Nel momento in cui è arrivato Draghi, il PD si è innamorato di Draghi, i 5 Stelle o si facevano dissanguare da Draghi e dal PD, diventando una sorta di PD2 della vendetta, oppure dovevano smarcarsi e tornare all'opposizione. Non li porterà sicuramente al governo, perché è ovvio che loro non saranno nel prossimo governo. Certo. Però agli occhi di molti loro elettori, in qualche modo è meno male, dai, siamo tornati incavolati come prima, e quindi gli ha fatto gioco, tutto sommato. Anche gli errori di Letta hanno aiutato sicuramente moltissimo la Meloni, ma anche Conte. Eh sì, in Sicilia, al sud soprattutto, insomma, i sondaggi sembrano dare ragione a Giuseppe Conte. Senti, è proprio di ieri la polemica di Conte insieme con Matteo Renzi riguardo al reddito di cittadinanza. Tu pensi che sia il motivo centrale del recupero al sud, come dicono i detrattori di Conte al sud? Cioè, al sud non vogliono fare niente, vogliono il reddito cittadinanza e quindi votano Conte, al nord invece vogliono lavorare, invece i sondaggi del Movimento 5 Stelle sono giù, è così? Beh, è una chiave di lettura molto... Aspetta che c'è Renzi che è entrato così a gamba tesa. Thank you so much for this opportunity. Benissimo, ottimo. Si poi parla così bene l'inglese, così gradevole, che fa piacere sentirlo. Ma sai, detta in quel modo lì è profondamente insultante nei confronti del sud. Cioè, lasciamo stare che i 5 Stelle forse sono votati anche per quello, sicuramente. Però cosa vuol dire? Che al sud sono tutti degli imbecilli, pelandroni, sfaticati, e quindi hanno trovato quello che gli regala i soldi, la solita storiella del giovane che sta sul divano, noi l'abbiamo, e quindi prende il reddito di cittadinanza. Noi l'abbiamo raccontato anche 2 giorni fa con Luca Sommi, la storia del reddito di cittadinanza. I numeri sono totalmente farlocchi, quelli che dice Renzi, quelli che dice centrodestra. Vogliamo negare quanto sia stato utile il reddito di cittadinanza, scritto male, con tutti gli errori che ci sono, perfettibile in questi 2 anni devastanti? Cioè, se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza, dentro la pandemia, dentro la crisi energetica e tutto quello che vivremo nei prossimi mesi, ma sai quanti disoccupati ci sarebbero stati in più, quanti poveri ci sarebbero stati in più? Poi sai, possiamo anche credere che al sud sono tutti lavativi. Io non credo che sia così. Tra l'altro i 5 Stelle hanno sempre sfondato nel centro-sud, più sud che centro. Questo perché evidentemente hanno un tipo di comunicazione che attecchisce maggiormente al sud, che si sente più abbandonato, e al tempo stesso i 5 Stelle non riescono a comunicare al mondo industriale, certo, quindi al nord. Però non mi piace questo. Ma l'errore di separarsi dalla Chinnici, del PD, candidata alla regionale del PD, pensi che sia stato un errore di Conte? Perché alla fine potrebbero perdere a favore di Schifani.
Allora, ti rispondo in due modi. Sì, ma non è neanche un errore, è una baruffa chiozzotta, cioè è il dire abbiamo rotto su scala nazionale, quindi caro Letta, non voglio avere nulla a che fare con te, anche perché, a parte la Chinnici, che è donna straordinaria, diciamo nelle liste del PD in Sicilia non è che ci sono soltanto dei personaggi così meravigliosi, no. Però sicuramente c'è una ripicca, c'è anche quella componente lì. Era un po' curioso andare alla regione insieme e al sud mandarsi a quel paese dalla mattina alla sera. Però la seconda cosa che voglio dirti e dirvi, a costo di essere impopolare, lo vogliamo dire che se domenica prossima vincerà Schifani sarà anche colpa di chi lo vota? Cioè non è che ogni volta possiamo dire che la colpa è di Letta, è dei 5 Stelle. Vi sembra normale, ragazzi, che domenica prossima una regione straordinaria come la Sicilia potrebbe andare in mano a uno come Schifani, con la storia che ha uno come Schifani? Cioè stiamo parlando di questo. Se la Meloni vince... Ex seconda carica dello Stato. È certo, lo so, sì, lo so benissimo, come credo tu sappia e i radioascoltatori sappiano anche certe sue storie giudiziarie, finite con la soluzione, quello che vuoi, ma diciamo che nelle sentenze qualcosa di inquietante ci poteva essere. Ma anche lasciando stare l'aspetto giudiziario, noi ripartiamo nel 2022, rilanciamo la Sicilia con Schifani, cioè noi rilanciamo il paese Italia non tanto con la Meloni, che non mi convince per niente, ma con gente come Sgarbi alla cultura, perché i nomi che vedo sono quelli, la Russa che diventa presidente del Senato, magari ci mettiamo Berlusconi. E questo che provo a dire anche nel libro, è colpa di Conte, di Letta, di tutti gli errori che potete fare, che abbiamo fatto e che hanno fatto centrosinistra e 5 Stelle, ma anche l'italiano medio che nel 2022 si reinnamora o si fa bastare quello stesso centrodestra che ha fatto dei disastri inumani nel 94, nel 2001 e nel 2008, perché spesso i nomi sono gli stessi del 94, 2001 e 2008, lo vogliamo dire che è un po' anche colpa nostra, non di noi tre, ma di chi vota sta gente, perché altrimenti non è spiegabile questo paese. Allora Andrea, noi adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica, tra l'altro abbiamo preparato un pezzo che sicuramente a te piace tantissimo, però vorrei che ti preparassi su delle risposte da darmi per quando rientriamo. Qual è il genere musicale, una canzone che associeresti ai candidati, insomma ai possibili candidati a Presidente del Consiglio? Meloni, Salvini, Berlusconi, Calenda, Conte, Letta, un genere. Durante la canzone ci penso. Ascoltiamo Bravissimo. Povera Patria, Battiato e poi ancora Andrea Scanzi. Indyland, musica, arte, spettacolo, attualità oltre i soliti giri con Trilli e Simone Mercurio. Franco Battiato, Povera Patria, temissimo. Caro Andrea Scanzi è con noi qui in collegamento su Radio Cusano Campus, sta presentando il suo libro Guida Galattica per elettori incazzati. C'è Trilli che fuori onda mi sta dicendo: ma quanto siete seri a parlare di politica in questa maniera? La è cosa bella. Eppure è un circo sta politica, è così insomma Andrea. No, ma Italia! Aiuto! La cosa bella Andrea è che siete più seri voi a parlare di politica che non i politici che la fanno la politica. Hai ragione, sì, la politica è poco seria e anche molto noiosa, sì, forse siamo stati troppo seri anche noi, aiutaci tu, dai. Devi essere anche tu uno di quelli incazzati. Adesso invece ci farai ridere tu, accostando un genere musicale o un pezzo che ti viene in mente, perché Andrea lo sappiamo e lo dovrebbero sapere anche i nostri ascoltatori che sei un gran cultore musicale in realtà. L'ultimo libro è su Battiato. Vengo da lì, esatto. Ho cominciato a fare il giornalista al musicale. Quindi vengo da lì. Bravissimo, selvaggio. Allora dici quale genere musicale associ? Allora, ti faccio i nomi. Allora, Meloni, che genere musicale? Allora, più che genere musicale, la Meloni è una che finge di essere nuova e non lo è per niente. Quindi è una, mi dispiace paragoncitarli perché sono anche bravi, però è un po' genere Greta Van Fleet. Che fan finta di essere nuovi, sono bravissimi, la Meloni no, loro sì, però uno dice vabbè, ascolti le Zeppelin, la Meloni è questa, è una finta nuova che non ha una mazza di nuovo, ma va a riprendere cose che c'erano decenni e decenni fa. Salvini è un cantante melodico decaduto, è uno Carmelo Zappulla. Sì, ma non ho niente da dire, cioè proprio a volergli fare i complimenti a un albano a fine carriera, ma non è neanche albano, insomma, cioè, che comunque ha una storia nobile del suo genere, Salvini anche quello. Silvio invece. Silvio Berlusconi è uno che voleva fare il rocker, ma che ormai è un Claudio Villa a fine carriera, cioè, triste solitario finale. Dalle stelle alle stalle.
Eh sì, è un altro grande Gattopardo, è uno che ha fatto finta per 30 anni di cambiare tutto, è sempre stato un grandissimo Gattopardo, quindi non ha niente di rock, non ha niente di blues e non ha niente di tutti quei generi di rottura come per esempio il punk. Poi Simone, che poi, beh, Enrico fare? Letta, che insomma pare non vorrebbe fare l'accordo dopo in caso con i 5 Stelle, è finita invece. Enrico Letta sta a fare una buona campagna elettorale, no? Grandissima campagna elettorale. Sì, come no, strepitoso, è stato così straordinario che si è alleato con Bonelli e Fratoianni, ma ha subito detto: se vinceremo le elezioni mai governerò con Bonelli e Fratoianni. Io non l'ho mai sentito una cosa del genere, c'è una roba che non esiste in natura. Chi può essere Letta? Letta è un cantante, uno di quelli che vanno a Sanremo senza infame, senza lode, quelli che ci vanno e il giorno dopo ti sei già dimenticato, quelli che gli dai sei. Io mi ricordo quelli negli che anni negli 80 anni, c'era gente... Toto Cutugno. Sì, quelli che so... Sì, Toto Cutugno almeno arrivava secondo, c'era la sua storia. Oh, ci ha portato anche all'Eurovision Toto Cutugno, esatto, attenzione. No, magari per lui Toto Cutugno, meno. Quelli I Gelisse, una volta sola e via. Però hanno vinto, Letta manco quello. No, devi trovarmi un decimo, un dodicesimo, cioè, ora non mi vengo di nuovo. Insomma, è una Flavia Fortunato, ecco, quel genere lì, quelli che c'erano, che si transitavano, ste meteore proprio, con tutto il rispetto per Flavio Fortunato, che si potrebbe arrabbiare. Che esatto, che ti querela subito Flavio Fortunato. Esatto, poi. No, scherzavo Flavio, scherzavo. Giuseppe Conte. Sai che Conte non lo so, perché Conte a volte è quel pop un po' noiosetto, iper elegante alla Brian Ferry, che uno dice mamma mia, sporcati un po'. Però altre volte, per esempio queste ultime settimane, anche uno che si incazza, che si spettina, quindi può ricordare certe cose discrete o addirittura belle di Springsteen, quindi è un po' un divago, cioè a volte molto noioso, a volte persino condivisibile, non ce l'ha secondo me un genere tutto suo. L'avvocato quanti caffè? Ecco, quanti caffè? Allora, l'avvocato del popolo era molto moderato e morto. Abbiamo 5 secondi per salutare, diamo altri due... Renzi e Calenda, per chiudere in bellezza, no? Beh, Renzi non so perché mi è venuto subito in mente Povia, non so perché, questo fa proprio gli uccelli fanno ok, quelli erano i bambini che facevano, i bambini fanno ma gli uccelli non so perché gli uccelli fanno, vabbè. No, vabbè. Calenda mi dovete aiutare voi, perché Calenda qualcosa è di romanaccio. Sì, romanaccio sì, ma anche uno che si crede un grande artista, ma in realtà non vende e non lo conosce nessuno. Cioè, dovete trovarmi uno di quelli. I Nickelback, che sembra che hanno fatto un pezzo solo nella storia e l'altro giorno è uscito un altro singolo, da non si sa dopo quanti anni. Eccoli. Ci può stare, i Fake proprio. Anche tu, perché ti querelleranno anche loro sicuramente, perché è inaccettabile il paragone. Però Calenda ce l'ha sta sindrome, cioè sta sempre la superstar, la rockstar, e uno gli dovrebbe dire ma tu esattamente chi sei? Cioè chi ti vota? Cosa hai vinto? Quindi bisogna trovare un sopravvalutato che però se la crede molto. Chiudiamo con questa domanda secca, no, Andrea Simone, Scanzi. Dobbiamo chiudere, sì. Dobbiamo chiudere. Sono passate le 8. Hai deciso chi votare? Sì o no? No, okay. No, non ho deciso come scrivo nel libro, c'ho due scelte, due opzioni. Leggendo il libro si scopriranno quali. Ok, Guida Galattica per elettori incazzati, era Andrea Scanzi, grazie Andrea, da Simone e Trilli è tutto, ringraziamo Lorenzo Talani, grazie Andrea, buon voto allora.